Questi giorni si parla delle vele, per il Golfo di Policastro c'è stato un ulteriore passo indietro, come mai e che cosa si può fare per recuperare questo discorso? Stiamo già lavorando con i vertici di Legambiente per intraprendere un nuovo percorso per migliorare ulteriormente quelle che sono le caratteristiche richieste nell'assegnazione del prestigioso vessillo anche sul nostro territorio, su tutto il Golfo di Policastro, inteso anche come distretto Golfo di Policastro. Si sa, negli ultimi anni c'era stata una valutazione di distretto diverso quando 2 anni fa eravamo inseriti nello stesso distretto di Maratea. Poi dall'anno scorso è variata la modalità di assegnazione. Ovviamente ci teniamo che Legambiente e la guida Touring Club continuino a valutare positivamente anche le nostre zone. Riteniamo che il nostro territorio debba rientrare a pieno titolo in quelle che sono le caratteristiche della guida. Ovviamente tocca a noi continuare a lavorare per cercare di migliorare quelle che sono le offerte, l'offerta turistica, e migliorare anche quelle che sono le condizioni ambientali. La sua opposizione comunque ha alzato la voce in questo caso, puntando il dito contro l'assessore al turismo per questo risultato. Che cosa vuole rispondere? Le opposizioni fanno le opposizioni, a noi tocca l'onere e l'onore di continuare a lavorare per cercare di migliorare quelle che sono le condizioni e per cercare di avere ulteriormente di nuovo questo vessillo, migliorarci e non fermarci a quelle che sono le polemiche. Ovviamente quando si lavora per una comunità si lavora tutti insieme, c'è chi preferisce puntare il dito. A me non interessa rispondere, la risposta è il lavoro che continuiamo a mettere ogni giorno per migliorare la nostra cittadina e ovviamente il lavoro fatto da tutte le amministrazioni del Golfo che cercano di migliorare le offerte turistiche. Ovviamente chi negli anni ha già dato il proprio contributo può continuarlo anche a dare, ecco, si trova davanti una scelta: continuare a dare un contributo o continuare a puntare il dito. Ognuno fa le proprie scelte, noi abbiamo l'obbligo e la responsabilità di governo, continueremo su questa linea, dando governo alla città e cercando di migliorare il tutto.